grazie duplice oggi, perché è veramente stato un viaggio rocambolesco, quindi ti ringraziamo a nome della libreria, a nome di tutti i presenti, per essere riuscito intanto ad arrivare. Come niente, su Luca Argentero non posso dire nulla se non che è un grandissimo attore che sa passare dalla commedia alle arti drammatiche, eccetera, ma soprattutto questa sera sei qua con una nuova avventura, perché abbiamo questo nuovo libro, Disdici tutti i miei impegni, un romanzo pubblicato da Mondadori. Io non rubo tempo perché siamo già in ritardo, dopo daremo tutte le istruzioni per il firmacopie. Intanto ringrazio anche Manuela Giampaoli di Repubblica, che è qui con noi per intervistare e dialogare con Luca, e quindi lascio Luca. Scusate, davvero è stato, ed era agliato un treno, quindi finì così, non so cosa doveva succedere, quindi mi sembra già un miracolo essere qua, e grazie, sperate che faccio questa diretta, allora, no, e grazie, scusami se ti rubo la parola per l'introduzione, grazie per esserti prestata. No, perché come è successo l'altro giorno a Milano, questo è proprio un attestato di stima gratuito, cioè sulla fiducia, perché non potete aver detto nulla, quindi siete qua solo proprio per affetto, e quindi grazie di essere venuti. Bene, buonasera a tutti. Comincerei con la più banale delle domande, cioè come mai, insomma, no, se sei voluto sperimentare in questa cosa, che è sempre un po' a rischio, credo, perché comunque molto. Insomma, scrivere è comunque un'altra cosa, e uno, insomma, ci mette, oltre che la faccia, molto, molto altro. Quindi intanto come mai hai deciso di scrivere, e qual è in generale il tuo rapporto con la scrittura? Giustissimo, anch'io mi sono più volte pentito negli ultimi due o tre anni, che più o meno è stato il percorso di tempo che è servito per arrivare a questa conclusione, il perché, se fosse il caso, e perché esporsi per l'ennesima volta anche al giudizio delle persone, perché il mio mestiere è fatto ogni volta di giudizio. Quindi, faccio qualcosa, recito in un film e devo aspettare che qualcuno mi dica se ho fatto bene o ho fatto male, ogni volta presentandomi da esordiente, perché ogni volta ho affrontato delle cose per cui non ero titolato o preparato, il cinema, la televisione, il teatro, i programmi TV, ogni volta un ennesimo salto nel vuoto. Questo secondo me è il peggiore e il più difficile, e con degli addetti ai lavori particolarmente ostici, credo, rispetto alla possibilità che uno come me scriva un romanzo. Ma la mia vita è fatta di storie ormai da 20 anni, le ricevo, le leggo, a volte scelgo di aderire, di interpretare parte di quella storia, altre volte le leggo basta, però il mio cervello si è formato ormai sulla lettura e sulla disamina di una storia. E quando a un mio amico è successa una vicenda simile, non c'entra veramente nulla con il libro, solo l'incipit è riconducibile a questo mio amico, quando è successo questo fatto, questo evento, mi si è palesata una storia in testa. L'ho vista per immagini dall'inizio alla fine, prima di scriverlo. Quindi ho detto, caspita, provo a fare, sento, apro il telefonino, metto giù due note, se quando ti viene un'idea non te la vuoi far scappare, e mi ricordo di aver scritto 10 parole, non di più, però era già tutto molto chiaro. E da lì a quando ho acceso il computer, ho iniziato a scrivere una bozza di struttura, di scaletta, quando ho finito la scaletta, quando ho finito i primi capitoli, mi sono, come ti ho detto, come ho iniziato questa risposta, mi sono pentito 100 volte di aver iniziato a scrivere un romanzo, perché è stata una tortura, è stata una tortura, è stata veramente un'agonia,
quindi spero che vi piaccia minimamente, perché per me è stata proprio una sofferenza, cioè è stato divertentissimo. Mi sono ritrovato più volte a sorridere mentre lo scrivevo, perché magari una cosa mi faceva sorridere, ma di fatto a livello proprio pratico è stata un'agonia. Una sofferenza pratica. Sì, è proprio complesso, ho tremendamente sottovalutato l'impegno, la costanza, la dedizione, lo sforzo che ci vuole per scrivere un libro. Lo dicevo l'altro giorno quando presentavo, quando uno entra in questi posti dove gli scaffali sono pieni di libri, solo adesso mi rendo davvero conto di quanto lavoro c'è dietro a tutta questa faccenda, no? Mi è successo al tempo che fu per il cinema, no? Da banale spettatore si siede sulla sedia, accende la televisione, guarda, ma non ti rendi mai conto della mole di lavoro, di quanta gente si è spaccata la testa per arrivare a quel risultato. Rispetto al mondo dei libri, da lettore avevo lo stesso atteggiamento semplicistico, normale, come entra e dice, vabbè, prendo questo. Ma dietro questo prendo questo c'è veramente tanto lavoro. A questo punto io ho cominciato subito chiedendoti, insomma, le ragioni. La storia è quella di questo imprenditore Fabio Resti con, diciamo, di successo ma con qualche problema che, insomma, scopriremo quasi subito, e che ha una vita molto da vivere, per così usare un eufemismo, insomma, queste notti che lui descrive fin dalle prime battute del romanzo. Si diverte, uno si diverte. Così, diciamo, non lascia intentato nulla, no. E pare anche non molto... Non è neanche troppo pudore nel farlo, nel senso, sì. Non è uno solo uno che si diverte, ma che si diverte a esagerare, cioè, vive un divertimento esagerato... Anche autocompiaciuto, no? Autocompiaciuto, esatto. È uno che non, insomma, non sembra minimamente pronto a mettere in discussione, no, la sua vita, fino a una telefonata in cui, cioè, racconti tu, in cui molto banalmente, ma lo leggete nella scaletta, non è uno spoiler, in cui dei libri contabili di alcune delle sue società che ha portato in tribunale, perché le società si aprono e si chiudono, non è un grande mistero, soprattutto in Italia prima di finire in galera, insomma, devi veramente sparare a qualcuno e poi ancora anche lì. E quindi, consapevole di aver fatto delle magagne amministrative, porta lui stesso i libri in tribunale, ma il PM di turno è convinto di aver trovato un furbetto, uno di quei furbetti della finanza veri che si fregano milioni e milioni, e quindi gli consegna gli appioppa un ordine di arresti domiciliari, no? E io non lo sapevo, l'ho scoperto, per fortuna, quando ti notificano un ordine di arresto, tu devi indicare lì per lì dove vuoi scontare questi arresti domiciliari. E il buon Fabio Resti ha una casa in affitto con una ragazza che è la ragazza del mese, non è proprio una compagna, ecco, e quindi istintivamente indica l'indirizzo della casa dei suoi genitori, perché lui è convinto che quell'esperienza si risolva in pochi giorni, no? In un paio di settimane, e poi gli avvocati, come al solito, faranno il loro lavoro e risolveranno una banale questione di scartoffie. Invece lui passa i 4 mesi successivi chiuso nella cameretta di quando aveva 15 anni. Quindi la sera prima era a Milano in una suite a divertirsi con giovani fanciulle che fanno il mestiere più antico del mondo, e il giorno dopo è nella sua cameretta di quando aveva 15 anni agli arresti domiciliari, e da lì in poi iniziano le vicende di Fabio. Tra l'altro io per esempio non sapevo questa cosa, che anche gli arresti domiciliari e da subito non puoi proprio comunicare con il mondo, adesso lui appunto, ci sono svariati gradi di pericolosità della persona, certo, no, indicata, quindi a seconda
di quanto è importante che tu rimanga davvero isolato, te lo comunicano, te lo dicono. Certo. Nel suo caso lui non poteva proprio comunicare, non può comunicare, quindi entriamo nel mondo della finzione, poi del personaggio che mi sono inventato io, lui è completamente estromesso da qualsiasi forma di comunicazione. Quindi non puoi comunicare via mail, via telefono, e quindi il titolo, esatto, come stai per dire, disdici tutti i miei impegni, è l'ultimo SMS che lui manda alla sua segretaria in ufficio, mentre viene portato verso la caserma, in cui scrive disdici tutti i miei impegni, causa gravi motivi, disdici tutti i miei impegni. Da lì in poi insomma, avrà un altro, altri tipi di impegni. Si ritrova appunto a rinunciare, insomma, davvero alla libertà, cioè quella che lui intende come libertà, e che è un po', insomma, il tema dominante del romanzo, anche qui non svegliamo niente, sono tutti i capitoli vengono aperti da citazioni sulla libertà, e anche quelle sono curiose di sapere, che alcune sono anche, no, non tutte sono così coerenti tra di loro, si va da citazioni a Lenin, di Mussolini, a Lenin, a Gandhi, a Luther King, altro. Luther King, Gandhi e Mussolini secondo me sono praticamente... Infatti. E quindi è anche curiosa di sapere come poi le avevi così, se banalmente con una ricerca... Sì, sì, le ho cercate, le ho selezionate, ne avete tante. Tutti i grandi pensatori della storia hanno un'opinione sulla libertà, ma tutti noi abbiamo un'opinione sulla libertà. Quindi mi interessava i grandi, ma ci sono anche degli anonimi o delle persone molto normali, no, certo, che vengono citate. E... la libertà, il libero arbitrio, che è una forma di libertà, e il tempo, che è l'altra grande, sì, l'altra variabile, l'altra grande variabile, certo, l'altro grande tema di questo libro, interconnessi tra di loro, è il macro concetto a cui tutti possiamo dare una versione, abbiamo un'opinione, abbiamo una versione di questa cosa, quindi... No, e poi appunto al di là, diciamo, degli aspetti, insomma, in fondo è per molti versi una commedia, comunque un romanzo, sì, brillante, sì. Però c'è questa cosa, insomma, questa riflessione di fondo su quanto in fondo la nostra idea di libertà muti con il passare del tempo, con il passare, soprattutto il passare della nostra età, su quanto... Certo, l'idea di libertà che avevo a 18 anni è diversa da quella che ho oggi, o per tutti noi l'idea di libertà negli ultimi 3 anni è stata, diciamo, piuttosto stravolta, no? Siamo stati chiusi in casa, confinati, non si poteva andare a fare la spesa, quindi, cioè, immagino che tutti noi una riflessione sulla libertà l'abbiamo fatta ultimamente. È per quello che sembra un tema piuttosto universale. No, no, certo, è proprio il passaggio, insomma, delle avventure, del suo adattamento, del suo tornare nella cameretta, dei suoi... riesce ad avere anche un momento comunque in cui non rinuncia totalmente alla seduzione, anche vede una bellissima vicina dal balcone, quindi, diciamo, ci prova comunque a mettere, ovvio, in campo le sue armi, però appunto era così, diventa di fatto una riflessione di un uomo di 40 anni nel romanzo, che costretto per forza di cose, lentamente, anche molto riottoso al cambiamento, però in qualche modo quella domanda se la fa appunto in una situazione in cui, no, deve per in qualche modo ripercorrere dai suoi anni adolescenziali, dai 20 anni, appunto tutto ricomincia. No, da dove un uomo in qualche modo, no, prende le misure con la sua libertà, cioè decide cosa fare nella sua libertà e comincia una serie di osservazioni anche così, insomma, come lei, diciamo, costruito il personaggio su questo cambiamento, perché appunto, no, si parte da, si arriva, non diciamo dove, però comunque succedono un'evoluzione. Io vorrei dirlo come finisce, mi piacerebbe. No, però guarda, la struttura ha uno schema piuttosto chiaro, e ripeto, secondo me poi incredibilmente, perché non c'entra niente con la pandemia e con il lockdown che abbiamo tutti vissuto, però mi sono riconosciuto in alcuni schemi, no? Quindi il libro è costruito, i primi capitoli, ho visto ogni capitolo un giorno, perché noi viviamo, perché Fabio vive a quel ritmo lì, no? Come viviamo tutti noi, la vita normale. Poi il tempo inizia a dilatarsi, quindi diventa
un capitolo è una settimana, poi diventa che un capitolo è un mese, il tempo si distorce completamente. Man mano che stai, che rimani rinchiuso, il tempo perde completamente di significato, inizi a essere confuso, non sai più se è lunedì, se è domenica, se è sabato. Io mi ricordo che era così, a un certo punto sì. Le giornate passavano e ti sembrava di non aver fatto niente, e poi era passata una settimana, e poi era passato un mese e non avevi fatto una sega, cioè, e dicevi, adesso devo stare qua dentro, ma farò delle cose che ho sempre voluto fare, ma poi alla fine... Io poi avevo fatto una figlia, quindi figurati, ero pesissimo. Anche la pizza e focacce. Esatto, ero pesissimo e mille altre cose, quindi il tempo mi è completamente sfuggito di mano. E nel suo caso a un certo punto, verso la fine del libro, il tempo perde completamente il significato, è un'iperdilatazione del tempo, fino a passare a un finale che è proiettato invece nel futuro. Quindi all'inizio mi sono immaginato proprio banalmente un battito, è un beat che ha un ritmo iniziale, poi pian piano è un ritmo che cambia, però come dicevo all'inizio, il libro, la storia lo è come se avessi flashato all'inizio, l'ho vista e quindi mi rimaneva solo da scriverla, solo che poi ci ho messo 3 anni, insomma non era, è stato un lavoro lungo. Senti, a proposito di tempo, come mai l'ambientazione nel 2010, cioè appunto durante questi mondiali del Sudafrica? Un po' perché per due motivi principalmente. Uno è perché quell'anno è un anno per me significativo, appartiene a un momento di passaggio, avevo 32 anni, è un momento in cui passavo da ragazzo a uomo, ho dei ricordi legati a quell'estate, a quel momento, a quei mondiali, a quel momento. E un po' perché volevo che non fosse oggi, ma che fosse... inevitabilmente, lo confesso, anch'io quando lo leggo o quando l'ho fatto leggere a degli amici per fare dei test, inevitabilmente lo leggi mettendo la mia faccia sulla faccia di Fabio, no? Un po', ci sta. Però distaccando il posizionamento temporale, speravo che questa cosa succedesse un po' meno, no? Io all'epoca avevo...